attivissime su tariffe concorrenze. L'antitrust apre un procedimento a carico di grandi multinazionali produttrici di sigarette e dell'ente Tabacchi Italiani, accusati di comportamenti troppo simili in occasione dei rincari di marzo. E l'Authority dell'Energia dice: le nostre bollette di luce e gas sono le più care d'Europa. Per le bollette di luce e gas l'Italia resta la più cara in Europa. Nel caso dell'elettricità paghiamo addirittura il 20% in più rispetto agli altri paesi dell'Unione e negli ultimi 18 mesi il divario è cresciuto del 10%. E anche per il gas siamo ben al di sopra della media europea. Insomma, resta forte il ritardo del nostro paese nel settore energetico, dovuto in primo luogo alla storica dipendenza del nostro paese dal petrolio, il 34% delle importazioni contro il 10% della media europea, ma anche alla scarsa efficienza della capacità produttiva e al peso degli oneri, leggi soprattutto tasse. E quel che è peggio, la liberalizzazione di questi due settori segna ancora il passo, anche a causa dei ritardi delle previste cessioni di centrali elettriche. Quanto al settore del gas, siamo ben lontani da un mercato concorrenziale, troppi i vincoli sulle importazioni e le barriere all'ingresso di nuovi operatori. Il che significa che ancora per molto tempo, per riscaldarci, cucinare e illuminare, continueremo a pagare più del resto d'Europa. E adesso ci spostiamo in Calabria, a Crotone. Al termine di un viaggio infernale sono arrivati in porto 650 clandestini soccorsi dalla nostra Marina Militare. La loro nave imbarcava acqua e rischiavano il naufragio. In diretta da Crotone, Pietro Melia. Buonasera, da circa un'ora la fregata granatiere della nostra Marina Militare è alla fonda nel porto di Crotone, sta scaricando, come testimoniano le immagini in diretta, i 642 immigrati salvati al largo dello Ionio dopo che la carretta del mare che li trasportava priva di carburante era stata costretta a chiedere aiuto. Risolutivo l'intervento della nave militare che da Taranto presidia le coste del sud. Immediati i soccorsi anche da parte di una motovedetta della Guardia di Finanza chiamata per trasferire sulla terraferma 8 profughi, comprese due donne incinte, una di 30 anni all'ottavo mese che nonostante il prodigarsi dei sanitari dell'ospedale civile San Giovanni di Dio ha purtroppo perso il suo bambino. Una tragedia dunque nella grande tragedia di questa gente in fuga dalla propria terra. Chi è rimasto sulla granatiere, e qui possono partire le altre immagini girate da un elicottero della Marina, ha navigato per circa 8 ore prima di raggiungere il porto di Crotone. Porto di Crotone che è stato raggiunto, come dicevamo, poco più di un'ora fa. E adesso lasciamo queste immagini e torniamo nuovamente in diretta per dirvi che proseguono le operazioni di sbarco e chi mette piede a terra troverà ospitalità al centro di prima accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto a 15 km da Crotone. La linea Barenson a Roma. Grazie. In Russia è ancora mistero sulle cause del disastro aereo che ieri sera in Siberia ha provocato la morte di 145 persone, 136 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Si parla anche di attentato. Tra le betulle della Siberia centrale, i segni impietosi della tragedia, i resti dei 135 passeggeri, tra cui 6 bambini e dei 9 membri dell'equipaggio, sparsi tra i rottami del Tupolev in rotta da Ekaterinburg negli Urali a Vladivostok sul Pacifico. Disperati, i parenti e gli amici delle vittime chiedono perché, cos'è successo nel cielo sopra Irkutsk, la zona della catastrofe. Contraddicendo alcuni testimoni, il governo esclude un'esplosione a bordo, quindi l'ipotesi di un attentato. I 3 reattori si sarebbero bloccati contemporaneamente e i tecnici non sanno dire perché. Il Tupolev, ceduto da una compagnia cinese ad una delle tante società privatizzate russe, era vecchio di 15 anni, ma era stato sottoposto a revisione totale appena 2 mesi fa. Tutto risultava perfetto allora. E questo è il 4° Tupolev a precipitare dal 1994. Il modello è già uscito di produzione, ma resta ancora in servizio con più di 1000 esemplari. Teoricamente erano viveri della Croce Rossa Italiana destinati ai poveri. In realtà venivano rubati e rivenduti nei supermercati e nei negozi alimentari della provincia di Agrigento. 5 gli arresti, altri 45 gli indagati, tutti dipendenti e volontari dell'associazione umanitaria. Il mestiere di rubare ai poveri. Un dipendente della Croce Rossa di Agrigento e 4 volontari sono stati arrestati dopo indagini durate quasi un anno. La polizia li ha filmati per mesi mentre portavano via dai magazzini dell'organizzazione umanitaria le derrate destinate alle famiglie indigenti della provincia e alle associazioni di volontariato. Gli alimenti e i generi di prima necessità venivano donati periodicamente dall'Unione Europea e da privati.
Il dipendente della Croce Rossa era responsabile della distribuzione. Invece, con la complicità dei quattro volontari, dirottava tonnellate di merce nella propria abitazione e in quelle di amici e parenti. Due dei complici sono panettieri. A loro finivano pane e pasta che venivano rivenduti. Solo una minima parte delle provviste finiva ai legittimi destinatari, ma ai sacerdoti e alle suore cui la merce doveva essere consegnata, i cinque chiedevano prima il pagamento di un contributo. Le indagini coinvolgono altre 40 persone che sono state denunciate. Ora i magistrati vogliono verificare se anche da parte dei vertici della Croce Rossa non ci sia stata qualche responsabilità per non aver svolto adeguati controlli. Tragedia sfiorata a Napoli, un bambino cieco e disabile è precipitato dal terzo piano dell'istituto dove stava facendo fisioterapia. Operato d'urgenza, se la caverà. I genitori accusano è stato lasciato solo. Possiamo dire che è un miracolato, cioè, mio nipote miracolo, è un miracolato, perché chi guarda l'altezza e chi guarda le fratture che ha avuto sono minime rispetto alla caduta al volo che ha fatto. È caduto dalla finestra dell'istituto Martuscelli di Napoli, dove doveva essere sottoposto a una delle quotidiane terapie riabilitative. Un attimo di disattenzione fatale. Alessandro, un bambino di 11 anni, cieco dalla nascita e con disturbi mentali, è ora ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico Santo Bono. Gli hanno asportato la milza, inoltre ha una frattura d'un femore e in prognosi riservata. I medici sperano che possa farcela. Sarà ora un'inchiesta della magistratura a stabilire la dinamica del tragico incidente e le eventuali responsabilità della terapista dell'istituto Domenico Martuscelli, dove da anni il bambino era in cura per le sue condizioni psicofisiche, dice il padre. Alessandro non doveva essere lasciato solo. Ha fatto la prima terapia, ha fatto la colazione, poi è venuta la seconda terapista, l'ha portata nella stanza, al terzo piano. Ma non lo sappiamo se lei l'ha lasciato solo per rispondere al telefono. Cioè, lei lo sapeva che un bambino con la finestra aperta ha lasciato solo i bambini nella stanza e pensa che lei c'ha una colpa. Ora Alessandro, dopo aver lottato una prima volta per la vita, è nato prematuro a soli 6 mesi, una gemellina morì subito dopo il parto, combatte una nuova battaglia. L'ho portata a Martuscello per farla recuperare a mio figlio, invece mamma lo trovo così. Parliamo ancora di bambini, questi vittime della pedofilia però. Mentre nella rete di internet vengono pescati maniaci di ogni genere, al TG2 parlerà uno degli agenti della polizia informatica, in Sudafrica è venuta fuori la storia indegna di un uomo che irretiva i bambini, pensate un po', travestendosi da Babbo Natale. Chi ha incastrato Babbo Natale? Non è un tormentone cinematografico fuori stagione. A metterne i guai il più noto Santa Claus sudafricano, al secolo James McNeil, ex dirigente d'azienda, oggi 71enne pensionato, c'è una montagna di materiale pedopornografico sequestrato nella sua abitazione. Fotografie, filmini e soprattutto testimonianze di persone, oggi adulte, che vedendolo in TV e sui giornali hanno riconosciuto nel paffuto e rubizzo McNeil l'uomo che tanti anni prima le aveva insidiate. Prima udienza del processo a Città del Capo. E se il grande spazzolone della prescrizione lo salverà dalle accuse più antiche ed infamanti, a uscirne con le ossa rotte, oltre alle vittime, è il vecchio costume rosso bordato di bianco. Nato per esigenze pubblicitarie, è vero, ma che nei decenni si era meritato l'affetto popolare. E ora tocca ai genitori sudafricani spiegare ai bambini, senza infrangere il loro mito, come mai l'uomo che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani, con berretto rosso e lunga barba bianca, da oggi è l'orco cattivo. La pedopornografia online è solamente la punta di un iceberg, se vogliamo, anche perché da qui potrebbero, e sono successe alcune volte, che l'incontro in chat poi si può trasformare in un incontro reale. È un agente della polizia delle telecomunicazioni di Roma, papà di un bambino di 10 mesi. Il suo lavoro gli impone di assumere mentalità e sentimenti da pedofilo, di passare ore e ore navigando nel web, dialogando nelle chat live. Una volta che il pedofilo viene trovato in rete, si cerca di instaurare con lui un rapporto di fiducia. Rapporto di fiducia che si instaura solamente colloquiando con lui, assecondarlo nelle sue richieste e, dopo averlo assecondato, anche utilizzare gli stessi termini che sono molto importanti in questo caso. Duro. Un linguaggio duro, un linguaggio in cui il bambino viene visto come un oggetto da usare per i propri, tra virgolette, giochi sessuali, eccetera. C'è stato un momento particolarmente difficile? Sì, quello è il momento in cui dovevamo scambiare le foto con il pedofilo. Cioè, scegliere la foto tra le più particolari, la più cruda, la più
potesse piacere di più al pedofile e quindi poi inviarla. Come resiste? Beh, resiste perché prima di tutto con l'esperienza e poi il pensiero che si raggiungerà uno scopo preciso, quello di assicurare alla giustizia determinate persone. Della privacy, del diritto alla riservatezza si discute in modo accanito nei paesi democratici, ma non tutti si preoccupano di difenderlo. È forse il caso di un esperimento di controllo del territorio e delle identità personali in Florida. La telecamera inquadra un viso, il computer confronta istantaneamente i connotati con 30.000 foto di latitanti o pregiudicati. In caso di riconoscimento, interviene una pattuglia. Così nelle strade di Tampa, Florida, la polizia sperimenta il nuovo sistema di sorveglianza per verificare se funziona come strumento per far rispettare la legge. Ma intanto la gente protesta, perché questo software chiamato Face It, letteralmente prendilo di faccia, non rispetta la privacy. Non c'è più un posto che non sia sorvegliato, siamo una società sotto controllo totale, affermano i difensori dei diritti dei cittadini. È una schedatura di massa e non si ha notizia finora di criminali individuati in questo modo, sostengono altri. Ci mancava solo il Grande Fratello in versione identikit elettronico, dicono qui a New York, dove il Movimento per le Libertà Civili ricorda che già bastavano le oltre 4.000 telecamere puntate nella sola Manhattan sulla folla. Ma i tutori della legge insistono, l'occhio delle telecamere aiuta a mantenere la sicurezza pubblica, anche se poi non spiegano come, per non comprometterne, dicono, l'efficacia. Certo che non ci si sente più a proprio agio, neppure confondendosi fra la gente delle strade di New York. Che lui sia nell'occhio delle telecamere è fuori di dubbio, anche perché è il protagonista del giallo del giorno. Parliamo di calciomercato e lui è Zinedine Zidane, fuori classe, bianco-nero, con le valigie quasi pronte per il Real Madrid. Una partenza che provoca arrivi, forse ieri quasi certamente il laziale Nedved. Zinedine Zidane, è stato più che mai questo il tormentone di oggi, in un susseguirsi di voci e di notizie che hanno illustrato ampiamente le grandi manovre in atto attorno al futuro sempre meno incerto dell'asso francese. Alle 9.34 la radio spagnola Cadena Cope proclama: per il francese Real Madrid è fatta, 160 miliardi viaggiano dalla Spagna all'Italia, in base ad un accordo fissato a Lugano dal presidente Florenzio Perez e da Luciano Moggi. Alle 12.10 il procuratore di Zidane, Alain Migliaccio, dichiara di non saperne nulla, ma successivamente sarà lo stesso giocatore, via internet da Tahiti, a confermare che le trattative esistono e procedono. Alle 13.17 la Juventus rompe il silenzio, si fa per dire, annunciando che non ci sono novità, ma intanto l'ennesima rinuncia alla smentita comincia ad avere un valore e un peso concreti. Alle 15.04 il sito del Real Madrid spiega che Perez e Valdano sono in Italia per definire l'acquisto di Zidane e prevede l'epilogo soltanto la prossima settimana, secondo Telemadrid, per consentire alla Juventus di chiudere per dire. Sullo sfondo resta per la società bianconera la certezza di aver acquistato Thuram e Buffon e la speranza di poter arrivare proprio a Vieri e Nedved. Come devono essere gli uomini oggi, belli e dannati? Tutt'altro, ora le italiane sembrano volerli sani e bravi ai fornelli. No, non lo vogliamo più così, bello e dannato, complesso e vizioso, audace e perverso. No, basta, hanno sentenziato le donne italiane. Preferiamo un Don Giovanni salutista, sostenitore dell'alimentazione biologica, acerrimo nemico del fumo. Questo è l'identikit del rubacuori dell'estate 2001. Questa è la missione possibile o impossibile in cui si cimentano tra i calori della stagione le signore italiane. Sedurne uno che sia tutto savoir-faire, forma fisica e cultura alimentare. Pare che piaccia così. Lo confessa una donna su due, secondo un'indagine realizzata dalla rivista Sani Naturalmente, pronta ad individuare nel codino zen di Roberto Baggio uno dei modelli maschili che incarnerebbero il nuovo mito. Ma che sorpresa questo fondamentalista della salute nei sogni delle italiane. Ma siamo proprio in tante a pensarla così? Il suo uomo ideale, bello e impossibile o salutista? Impossibile. Salutista. Perché? Perché credo che sia molto più raggiungibile dell'uomo o bello impossibile. Salutista, sì, in parte che sia maschio. Salutista e macio.
Se vuole sedurmi, confessa il 66% delle intervistate, al primo appuntamento deve scegliere cibo di qualità. Deve privilegiare pasti genuini, chiede il 54% delle signore. Deve indossare un bell'abito, gradisce il 22%. Non deve fumare, intima il 20%. Ma quanta severità, signore, o forse quante paure dietro questa voglia di principe senza peccato. Questo è un bel anniversario, una data che ci piace ricordare. 100 anni fa nasceva Vittorio De Sica, un poeta della gente semplice, un gigante del cinema come regista e come attore. La scelta è stata dura e vi proponiamo un brano del documentario che Pasquale Misuraca ha realizzato con immagini prese dalle teche Rai. Autoritratto. Che è successo? Un vestito di mamma! Acchiappa, acchiappa! Oddio! Acchiappa! Oh. Chiaro, via! Eccolo! Wey, oh. Wey! Oh. Grazie. E dici? A qualcuno io sono dispiaciuto perché avrebbe preferito che io continuassi a fare il mio mestiere di regista, regista impegnato con le mie idee umane, sociali, morali, estetiche. Ma quello dell'attore è stato sempre un bisogno che io ho avuto. Di far l'attore, perché è un bisogno istintivo che io ho sempre avuto fin da ragazzo. Ho fatto il regista perché avevo bisogno di esprimere questo mio piccolo mondo interiore, e permettetemi di chiamarlo anche mondo poetico, e così sono riuscito ad evadere. Se io ho un merito è quello di aver sempre conosciuto i miei limiti, e quello che ho fatto sentivo che potevo farlo. Non ho altri desideri che di essere quello che sono stato e quello che sono. È un'aspirazione un po' troppo tranquilla, direte voi. Ma io sono un borghese come tanti. Mercoledì sera, tempo di Superenalotto. Ci sono i risultati, ma prima di tutto segnatevi la combinazione vincente, la vediamo assieme. 13, 29, 40, 61, 73, 81, numero jolly il 4. 13, 29, 40, 61, 73, 81, numero jolly 4. Vediamo adesso com'è andata. Non ci sono 6, non ci sono 5 più 1. Sabato quindi varranno rispettivamente 30 miliardi e 14 miliardi. I 5 invece ci sono solamente 23 e vincono 111 milioni ciascuno. E così si ferma il nostro TG, la nostra informazione ritorna a mezzanotte meno un quarto. Grazie per essere stati con noi e buona serata. L'impegno delle Ferrovie dello Stato raddoppia. Dopo Trenitalia nasce RFI, Rete Ferroviaria Italiana, la società dedicata alla cura e alla sicurezza dei binari e delle stazioni, e allo sviluppo e all'ammodernamento tecnologico della rete. Con RFI, la riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato arriva a destinazione. Ma il nostro viaggio continua. Ferrovie dello Stato, con RFI abbiamo raddoppiato l'impegno. Ciuffi fuori di testa? Rivoluzionaria! Acqua disciplinante Garnier Frutti Style alle micro cere di frutti. 1. Spruzza sui capelli. 2. Doma i ciuffi ribelli. 3. Tieni i capelli puliti. E il regista dei tuoi capelli sei tu! Acqua disciplinante Frutti Style, garantito dai Laboratoire Garnier. Scegli Summer Card al secondo. Per parlare sempre a sole 3,5 lire più IVA al secondo, senza scatto alla risposta. Per tutta l'estate. Da Omnitel Vodafone. Oh.
Minute Maid scopri la sensazione vitale della frutta maturata al sole. Minute Maid, il sole fa miracoli. Gira, 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 sì, friggi meglio De'Longhi è l'unica friggitrice con il cestello che gira. E gira per friggere le patatine croccanti più leggere del mondo. Perché solo con il cestello che gira le patatine entrano ed escono dall'olio croccanti. E puoi friggere tutto quello che vuoi con Friggi Meglio De'Longhi. Perché gira, gira, Vuoi proteggerti dai batteri in bagno? Fidati della forza disinfettante di Ajax Antibatterico Bagno. Mentre pulisce, elimina più del 99,9% dei batteri, persino lo stafilococco. Ajax Antibatterico Bagno, anche sui pavimenti, nuova forza disinfettante. Solo con il concorso Emozioni Vincenti puoi vincere subito il viaggio dei tuoi sogni. Videocamere Canon, cellulari Nokia e a estrazione una Porsche Boxer S. Emozioni così, solo con i T. Stanca delle creme troppo grasse? Synergy Fresh, la nuova crema idratante 100% freschezza. Garnier innova concentrando l'acqua vitale dei frutti in una crema leggera e fondente. Synergy Fresh, ultra dissetante, ultra idratante, per una pelle polposa, piena di vita. Synergy Fresh, la nuova forza idratante, garantito dai Laboratoire Garnier. L'acqua rocchetta ti depura. La tisana con ben 9 tra erbe e fiori mediterranei ti rilassa. Insieme ti deliziano. Elisir di Rocchetta Tisana. Ti rilassa, ti depura, ti delizia. Può uno spazzolino aiutarti a riscoprire il bianco naturale? Siccome le setole non aderiscono perfettamente, abbiamo inserito una morbida lamella in Mentalent White System. Pulizia profonda e la lamella in gomma che aiuta a rimuovere le macchie e a lucidare i denti per riscoprirne il bianco naturale. Nuovo Mentalent White System. Sempre più travolgente. Sempre più impetuoso. Sempre più... Furore! Con Alessandro Greco il venerdì sera faremo... Furore! Furore, venerdì 20:50, Rai 2. Il sabato di Rai 2 è... Nel segno del giallo. Sparita da stamattina e allora ho paura che le sia successo qualcosa. Scomparsa nel nulla. Sempre pronta a ficcare il naso nelle faccende altrui. Come in un gioco di scatole cinesi. Non ti promettere nei miei affari. Ogni mistero sembrava contenerne un altro. Però non ne avevo idea. È importantissimo che quella sparisca dalla circolazione e non mi importa che sembri un incidente. La verità sepolta. Sabato, 20:50. Rai 2.